Giorno 13 si decidono le sorti, o quantomeno sappiamo se sarà o meno ballottaggio, quindi eventualmente 15 giorni dopo, quindi o il 13 o il 28, si decideranno le sorti di questo paese per i prossimi 5 anni e chi qui, a questo comune, gestirà l'amministrazione e sarà il sindaco che dirigerà il comune di Partenico per appunto i prossimi 5 anni. Perché ci troviamo qui? Ci troviamo qui perché la campagna elettorale entra nel vivo. Ieri, tra poco avrete modo di vedere che ieri sera c'è stata la presentazione del candidato Longo a Villa Margherita con la presenza di tutto quello che è l'entourage anche a livello nazionale di Fratelli d'Italia e non solo, e domani al Palazzo del Carmine alle ore 18 ci sarà la presentazione delle liste di Bartolo Parrino e qui dietro questo palco ci sarà la presentazione, sempre alle ore 18, del candidato Pietro Rau. Attenzione, noi siamo qui per ricordarvi che mercoledì 9, proprio da questo palco e in questa piazza, alle ore 20 ci sarà il confronto con i tre candidati a sindaco. Perché vedete, abbiamo avuto modo di vedere, e parlo dei tre candidati in generale, attenzione, qualcuno mi taccia di essere di parte, qualcuno mi taccia che Teleato già ha deciso. Teleato non decide le elezioni o l'indirizzo delle elezioni di Partenico. Al massimo Pino Maniaci, come del resto di ogni cittadino di Partinico che va a votare, ha le sue idee, il suo modo di pensare o di vedere la cosa pubblica e quindi voterà di conseguenza. Ma quella è un'altra storia. La storia che io vi voglio dire sia ai tre candidati a sindaco, sia, attenzione, ai 231 candidati al Consiglio Comunale che possibilmente giorno 9 saranno qui presenti per fare da supporto al candidato, o per fare il tifo, o per fare quello che volete, è una sola cosa. Attenzione, io penso che mi dovete riconoscere, non tanto a me, ma a quello che nel corso di ben 23-24 anni ha fatto l'emittente Teleato diretta da Pino Maniaci su Partenico, una cosa sola: che noi vogliamo bene a questo paese. Una cosa sola, che noi ci siamo spesi per questo paese. Una cosa sola, che noi abbiamo fatto di tutto per cercare di migliorarlo. Una cosa sola, che non abbiamo lesinato energie e abbiamo lavorato con pochi mezzi, con pochi soldi e con molti sacrifici per cercare di continuare ad informarvi e migliorare quello che è questo paese e il territorio. Vorrei ricordarvi che ci siamo occupati sempre e comunque di lotta alla mafia, ci siamo occupati sempre e comunque di lotta contro l'inquinamento ambientale, ci siamo occupati sempre e comunque di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Non permetteremo a nessuno dei tre candidati di prendere in giro con promesse che sappiamo a priori non possono essere mantenute i cittadini di Partenico. Su questo potete stare tranquilli. I candidati sindaco devono sapere che noi conosciamo questo territorio, che noi lo abbiamo vissuto, che noi sappiamo come sono combinate, che cosa è successo, come sono combinate le casse comunali, e quello che c'è in programma, cosa c'è nel PNRR, quello che si può fare e quello che non si può fare, quello che non si è mai fatto nonostante sia stato sempre promesso. Quindi, questo è l'avvertimento. Nessuno si consentirà di scorsi, promesse con ipocrisie varie, solo perché siamo in campagna elettorale e sa che domani queste cose non si potranno mantenere. Quindi, campagna elettorale su fatti concreti,
reali, campagna elettorale su programmi realizzabili. Tutto quello che è fuffa noi lo sputtaneremo e lo metteremo, diciamo, in evidenza ai cittadini presenti qui, ma presenti anche, perché vorrei ricordarvi che l'appuntamento è qui a Piazza Municipio alle ore 20 di giorno 9 in presenza, ma ovviamente sarà anche in diretta sull'emittente Teleato sul canale 184. Questo è quello che c'è in corso e che succederà. Vi presenteremo i candidati a uno, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, quello che è il loro programma, e snoccioleremo per far conoscere ai cittadini i personaggi, i tre candidati nella loro, diciamo, nella loro capacità, quelle che sono le loro capacità di poter portare avanti un comune difficile come Partenico per i prossimi 5 anni.